Anche quest'anno nella provincia di Pesaro Urbino tornano le degustazioni delle pizze d'autore in abbinamento ai vini DOC. 11 saranno gli appuntamenti diffusi nelle terre di Rossini e Raffaello per un'esperienza unica enogastronomica e culturale. Lunedì 13 maggio al ristorante Gente Rosso a Fenile di Fano è stata presentata l'edizione 2019, un'edizione nella quale Aspin 2000, azienda speciale della Camera di Commercio delle Marche, promuove delle serate di degustazione del piatto italiano per antonomasia, con farciture e impasto a chilometro zero e DOP di origine protetta. Gustare questi piatti dopo una visita nel territorio provinciale costituirà un elemento in più di attrattiva per residenti e turisti. Questo progetto, come diceva De Vita, nasce diversi anni fa. Nasce per valorizzare un territorio, per valorizzare le sue eccellenze e i suoi prodotti. E diciamo che dopo diversi anni la cosa non è cambiata, dobbiamo estendere questo prodotto, visto che siamo diventati Camera di Commercio unica nelle Marche in tutti i territori marchigiani. Già abbiamo fatto una iniziativa lo scorso anno cercando di abbinare anche i vini di altre province delle Marche, proprio per renderla sempre di più un'iniziativa che porti il turista, ma porti anche il residente nel nostro territorio marchigiano ad assaporare questa pizza, a valorizzarne sicuramente quelli che sono poi i suoi contenuti. Giacomo, da quest'anno il Gente Rosso farà parte di tutto questo evento. Come mai innanzitutto avete preso questa decisione? La decisione l'abbiamo presa perché ritengo che le pizze terre di Rossini e Raffaello siano un'ottima opportunità per noi agriturismo, ma anche per la promozione dei nostri prodotti e dei prodotti del territorio. Che cosa preparerete oggi agli ospiti? Oggi prepareremo la nuova pizza terre di Rossini e Raffaello, quindi oggi ci sarà l'inaugurazione della nuova pizza, che sarà Isabella, una pizza particolare adatta soprattutto forse alle donne, e poi ci saranno altre tre pizze. Una con la coppa di testa, una con le nostre verdure di campo e la salsiccia, e una l'armida, che è una pizza con pomodorini e mozzarella. Insomma, caratteristica comune l'utilizzo di tutti i prodotti locali, rigorosamente i nostri, quindi tutti qua. Bene, allora noi siamo anche curiosi di assaggiarla, buon lavoro. Grazie mille. A dopo, grazie. Grazie. La birra, non tutta, anzi pochissima, è un prodotto agricolo, quindi in pratica la valorizzazione si ottiene veramente con la valorizzazione attraverso il vino e attraverso l'abbinamento, che deve essere giusto. Concludo nel dire che oggi sentiremo, adesso molti l'hanno fatto prima, poi dopo, uno spumante bollicine di Bianchello, che è della zona. Poi continueremo a tavola con Bianchello, ma l'apertura che De Vita ha fatto notare, ecco, usciamo fuori dal cancello della provincia di Pesaro Urbino, un verdicchio, il verdicchio, io lavoro anche con l'Istituto Martigiano Tutela Vini, quindi il verdicchio è stato portato avanti come emblema regionale, sia perché c'è grande produzione ma anche grande qualità. Quindi oggi sentiremo un vero verdicchio, secondo me, e poi ancora sentiremo un rosato, perché il vino rosato va valorizzato, ma soprattutto va valorizzato con la pizza. Gerano, la Camera di Commercio esprime soddisfazione per questa iniziativa legata al settore dell'agroalimentare, molto importante anche per gli imprenditori del territorio. Assolutamente sì, perché l'agroalimentare è un settore delle attività economiche eccellenti nel sistema paese, lo è anche nella nostra regione. Quindi tutto quello che tende a valorizzare il nostro territorio per quello che riusciamo a produrre in termini di qualità è da salutare sempre con grande favore, ed è un grande valore per le Marche essere riuscite a lasciare un territorio molto bello, pieno di bellezza, e tutto questo crea anche una grande armonia sensazionale, e di norma le cose che vengono coltivate in territori che vengono apprezzati e valorizzati sono anche di grande qualità. Quindi noi riusciamo a fare delle cose che il mondo ci apprezza, e i dati relativi anche all'export confermano che non stiamo sbagliando, stiamo andando nella giusta direzione.
sia i produttori che ristoranti, pizzerie, agriturismi, insomma, che aderiscono all'iniziativa, sono in grado di agevolare la promozione turistica del nostro territorio. È noto, ormai è risaputo, che l'enogastronomia è uno dei punti di forza, punti d'eccellenza del turismo, del movimento turistico in Italia. Insieme ai beni culturali, l'enogastronomia è uno dei motivi per cui tanti stranieri prediligono l'Italia. La gastronomia è parte importante dell'Italian style, no? Del modo di vivere italiano. E la caratteristica poi delle pizze di Rossini e Raffaello è proprio quella di valorizzare in maniera compiuta tutte le produzioni tipiche del territorio. Già l'anno scorso c'era stato un primo tentativo di allargamento delle produzioni a livello regionale, perché fino al 2017 tutti i prodotti erano delle aziende della provincia di Pesaro Urbino. L'anno scorso, proprio in previsione anche della nascita della Camera di Commercio delle Marche, venne fatto il tentativo, la nuova pizza presentata l'anno scorso, era la pizza celebrativa, prevedeva dei prodotti che venivano dalla Scolano e da altre province della nostra regione. Anche quest'anno, Santi, torna questa iniziativa, 11 i ristoratori che aderiscono. Sì, oramai è una consuetudine nel nostro territorio fare delle serate per lanciare questo messaggio, cioè la qualità all'interno della pizza. Noi abbiamo avviato questo progetto oramai diversi anni fa, sappiamo che le pizze Terre di Rossini e Raffaello sono farcite esclusivamente con i prodotti di qualità del nostro territorio. Sappiamo anche che abbiamo abbinato alla pizza il vino per diverse ragioni, anche salutistiche, in quanto sappiamo che eventualmente abbinarlo con la birra c'è una rifermentazione nel nostro organismo che ci rende difficile la digestione della pizza stessa. Abbinarla con il vino, abbiamo solo una fermentazione che è quella della pizza, ma sapendo che queste pizze devono almeno stare 48-72 ore in lievitazione, sappiamo anche che la digeribilità è sicuramente molto ma molto più facile. Ha detto durante il suo intervento che l'evento di oggi potrebbe lanciare, insomma, il consumo di pizza durante la stagione estiva e insomma a fine primavera. Certo, abbiamo fatto quell'iniziativa oggi per il lancio di queste 11 serate che arrivano fino alla fine di giugno, proprio perché la pizza è comunque, diciamo, un alimento che d'estate, fine primavera, si consuma moltissimo. E quindi rilanciare questo evento in modo tale che anche nell'opinione pubblica, insomma, la pizza diventi un alimento, già lo è di fatto, comune, sicuramente è una cosa importante, ma è importante soprattutto questo evento per i nostri imprenditori agricoli e per la ristorazione, ma io dico anche per il turismo soprattutto, per i nostri operatori agricoli, perché riusciamo a far sì che i loro prodotti di eccellenza nella provincia di Pesaro in questo caso, ma io dico in più nelle Marche, perché noi abbiamo dei prodotti eccellenti che ci invidiano tutti, riusciamo in qualche modo a farli conoscere tramite la pizza. Alla ristorazione, perché oramai sappiamo che chi aderisce a questo progetto, il 60% del fatturato viene fatto con la pizza Terre di Rossini e Raffaello, quindi vuol dire che c'è una richiesta da parte dell'utente molto importante. E la terza è perché sappiamo che se noi riusciamo a fare squadra tra i vari sistemi produttivi che abbiamo, in modo particolare per il turismo, questo diventa un elemento di forte valore. Perché? Perché il turista è sempre alla ricerca di un qualcosa che gli rimanga, e avere una pizza che abbia le nostre caratteristiche credo è un biglietto da visita molto importante. Ho molto apprezzato le parole di Santi quando diceva: ci siamo subito preoccupati di fare in modo che questo percorso fosse all'interno di iniziative di qualità. Ecco, io insisto molto su questo concetto, perché ha ragione Varotti quando dice: le persone vengono in Italia perché l'Italia è nota per poter offrire al mondo lo stile di vita probabilmente più amato ed apprezzato. Se questo noi poi lo riusciamo a far emergere anche da un punto di vista creativo e di qualità su un prodotto che può sembrare tra virgolette
quasi inutile, invece inutile non è, perché questo dà contenuto esperienziale. Quindi sono convinto che il lavoro che è stato fatto è straordinario. Ringrazio come Camera di Commercio tutte le persone che si sono dedicate con entusiasmo a rendere possibile queste iniziative, che non sono mai banali, perché richiedono selezione, richiede delle volte dire no a qualcuno che pensa di avere i requisiti, e quindi immagino che dietro sia stata una grande fatica, e di questo io ne sono veramente felice e voglio ringraziare ciascuno delle persone. Abbinare enogastronomia, cultura e turismo è sicuramente l'obiettivo principale di Pizza Terre di Rossini e Raffaello. Sì, valorizzare le produzioni locali, lo sforzo dei nostri imprenditori agricoli nel produrre con qualità, l'impegno dei ristoratori, degli agriturismi di valorizzare queste produzioni locali, servono indubbiamente per creare un'offerta turistica molto importante. In Italia è famosa nel mondo per l'offerta di beni culturali, ma anche per l'enogastronomia. Tra i motivi per la scelta di una vacanza in Italia, non so se viene prima l'enogastronomia, il buon vino o i beni culturali. Insomma, unendo le due cose riusciamo ad avere un'offerta veramente importante che fa bene al turismo nazionale. Si può arrivare ad un prodotto regionale? Assolutamente sì, già abbiamo provato l'anno scorso in un aggiornamento dell'iniziativa delle pizze di Rossini e Raffaello con la pizza celebrativa, l'abbiamo chiamata così, con anche prodotti che venivano da aziende dell'Ascolano. Quest'anno in abbinamento vengono proposti anche dei vini che vengono dalla provincia di Ancona, quindi sicuramente con l'impegno dei nostri tecnici si arriverà a fare un prodotto veramente marchigiano, come del resto è marchigiana la Camera di Commercio. Ecco, speriamo anche che si possano aggiungere altri ristoratori. Il Gentil Rosso è nuovo a questa iniziativa, sì, quest'anno. Ogni anno abbiamo un'aggiunta di qualche ristorante o di qualche agriturismo. D'altra parte l'impegno per realizzare queste pizze è un impegno notevole, perché bisogna utilizzare prodotti che normalmente magari non si utilizzano, e quindi andare alla ricerca della qualità. È un impegno anche dal punto di vista produttivo, perché realizzare queste pizze in alcuni casi è anche abbastanza complicato, penso a quella celebrativa di l'anno scorso. Quindi il fatto che comunque ristoranti e agriturismi crescano del numero è importante, e sono certo che con un allargamento di questa iniziativa a livello regionale avremo veramente un prodotto marchigiano anche nel settore della ristorazione. La mozzarella può essere confusa con quei tubi immondi che arrivano dalla Germania e che non si sa di che formaggi sono. E qui chiudo questa cosa. Invece il fior di latte è il fior di latte. In più c'è stracciatella ancora nostra, nostrana. Abbiamo dei prodotti, dei produttori che ormai, come diceva Santi, ad esempio, oltre che al grano, quindi all'impasto che viene come sempre portato avanti, abbiamo cominciato con a minimo 24 ore. Pensate, avevamo delle pizzerie che facevano l'impasto il pomeriggio e davano la pizza la sera. Ci sono ancora, non fanno parte del nostro gruppo. Qui siamo arrivati a 48 ore, siamo a 60 ore, a 70 e più ore, quindi una lievitazione che rende la pizza volante, che vola. Oltre a questo c'è l'abbinamento di vino. Otello, quest'anno verrà lanciata questa pizza che è dedicata al soprano, nonché prima moglie di Rossini. Quali sono le sue peculiarità? Isabella, già dal nome si capisce molto. Isabella, si va verso l'estate, si va verso una stagione calda, si va verso i colori, i profumi dell'estate. Abbiamo pensato a questo. Io devo sempre comunque ringraziare la Camera di Commercio, l'azienda speciale Terre di Rossini e Raffaello, perché ci ha sempre creduto, e quest'anno ancora di più, perché quest'anno con questa pizza, che va a completare direi il percorso non solo di carne ma vegetariano, perché andiamo incontro anche a delle esigenze, non tutti sono
magari vegetariani, magari quella sera hanno voglia di una profumazione. Ecco, le erbe aromatiche che ci sono su questa pizza sono in pratica a discrezione del locale. Ci sono 11 locali per ora che fanno faremo queste serie di serate, e oltre a questo ci sono i colori, ad esempio dei fiori di zucca, c'è il colore del limone che viene grattugiato sopra, solo la buccia, perché l'interno invece diventa amaro e diventa anche acido, e invece questo è dolce, e poi c'è il topinambur. La prima richiesta comunque che mi è stata fatta è di valorizzare questa radice, che, badiamo bene, non è qui comparsa all'improvviso, è dal 1700 che abbiamo il topinambur in Italia. Non è mai stato valorizzato eccessivamente, si credeva fosse solo una radice anonima, e invece questo sapore che ha appena di carciofo, e quando lo sentiamo fresco e ha questa croccantezza, va ad abbinarsi alla cremosità di questa pizza, che è data proprio da una fior di latte molto fresco, perché abbiamo la produzione nostra marchigiana anche qui. Vorrei chiudere anche con il grano che è marchigiano. Siamo proprio al Gentilrosso, producono grano Gentilrosso, che è un grano altissimo, quindi difficile da gestire, però dà un prodotto meraviglioso. Oltre al Gentilrosso abbiamo tanti tipi di grani autoctoni, e oltre a questo, naturalmente, e oltre alla mozzarella, abbiamo anche i formaggi. Nell'interno del fiore di zucca c'è sia casciotta sia pecorino, ma anche ricotta fatta dai nostri pastori. Stamattina è arrivata assolutamente ancora calda. L'abbinamento giusto invece questa volta non è con la birra, bensì con il vino. Sì, già dall'inizio la Camera di Commercio ha preferito valorizzare l'abbinamento con il vino. Il vino è un prodotto agricolo. Il vino valorizza assolutamente i tipi di mozzarella. Perché dico i tipi? Perché a seconda della farcitura poi si possono fare gli abbinamenti. Oggi partiremo da bollicine, ad esempio, di Bianchello, ancora Bianchello a tavola, Bianchello del Metauro, e poi un'apertura, come io dico, del cancello della provincia di Pesaro Urbino a un'eventuale pizza marchigiana. Ci sarà un verdicchio, quindi un vino che è emblema, vino bianco è emblema sicuramente della regione Marche, e poi anche la valorizzazione di un rosato, perché con la pizza un rosato, che sia di Sangiovese o di Lacrima o di Montepulciano, comunque di uva nera, si dice vino rosso e uva nera, ecco, e alla fine credo che l'abbinamento renda molto felice tutti quelli che sono a tavola, perché l'abbinamento sta proprio qui, è la cultura che dobbiamo avere noi, è di valorizzare il prodotto, la materia prima che abbiamo, e non ucciderla. Quindi la valorizzazione si ottiene proprio degustando in questo caso la pizza, aspettare un attimo, mettere il vino al palato, aspettare un attimo, non dire è prevalente il sapore del vino o viceversa, e poi alla fine dei 15 secondi che abbiamo contato, se abbiamo una bocca pulita che ritorna allo stato iniziale pulito, vuol dire che l'abbinamento è perfetto. Agriturismo, già ringraziato da Santi, finisco a questi ringraziamenti, ma ringraziando Gentilrosso ringrazio anche quegli altri 10 ristoranti e agriturismo che hanno già aderito a questo progetto, auspicando naturalmente che in breve tempo questi ristoranti e agriturismi ce ne siano molti di più, ovviamente anche, come abbiamo detto sin dall'inizio, di tutta la regione, in modo che il progetto, partito dal pesarese con questa felicissima intuizione, possa diventare un progetto dell'intera regione Marche.
voi con l'Arcimboldo insomma, avete aderito a questa iniziativa fin dal primo anno, quindi ci avete creduto fin da subito? Sì, diciamo, siamo partiti in questo progetto molti anni fa e l'abbiamo continuato a portare avanti, anche perché abbiamo visto che nei vari anni è stato seguito da parecchie persone, diciamo, e le pizze sono anche richieste, quindi io ci ho creduto, voglio dire, quindi ancora siamo qui. E avete appunto avuto questo riscontro anche da parte della clientela, turisti o residenti? Sì, diciamo che come parlavamo nell'ultimo appuntamento, io vedo che il 15% delle pizze che facciamo comunque sia vanno su queste pizze Terra Rossini Raffaello. Di turisti magari non siamo in una posizione ottimale dove gira, però quei pochi che girano vedono questa cosa qui, pensano che sia una cosa legata al territorio com'è e quindi le provano. Adesso è anche una pizza, però voglio dire, usiamo dei prodotti del territorio e quindi ha un riscontro anche turistico. Ed è cresciuto negli anni? Lo sì. Ha visto insomma sì, crescere? Sì, no, ti dico, siamo arrivati a un 15% delle pizze che facciamo, se uno guarda ogni sera, quindi è un buon risultato. Ecco, siete pronti a preparare anche questa pizza Isabella, la novità? Siamo pronti a preparare anche la nuova, anche se non la conosco ancora perché nelle altre sinceramente ho sempre partecipato alla creazione, ecco, quest'anno mi è capitato in un momento che avevo un impegno e adesso la proviamo e la faremo provare i nostri clienti.